Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di circuiti metabolici. Mi avete fatto questa richiesta di spiegarvi un po' come andare a costruire questo circuito metabolico e cosa si intende per circuito metabolico. Allora, il circuito metabolico non è nient'altro che un lavoro, diciamo, di circuito, quindi un insieme di 3, 4, 5, 6, 7, 8 esercizi eseguiti uno in successione all'altro in modo tale da andare a stimolare il vostro metabolismo. Generalmente quando si dice di andare a stimolare il metabolismo, cosa significa? Significa di cercare di tenere la frequenza cardiaca di questo allenamento più alto, creare molto affaticamento, perché si è visto questo a cosa può servire, perché comunque questi circuiti metabolici muscolari, perché facciamo poi esercizi o con i manubri o a corpo libero, vanno a stimolare oltre che ai muscoli anche l'efficienza cardiocircolatoria. Quindi questo crea un debito d'ossigeno nel post allenamento, questo debito post ossigeno deve essere recuperato e quindi tutto questo permette di mantenere alto il metabolismo per molte ore post allenamento. Questo è il vantaggio un po' di questi circuiti metabolici, che vengono utilizzati per cercare di aumentare il dispendio calorico e migliorare la vostra definizione. In genere questi circuiti metabolici vengono poi associati comunque a delle alimentazioni ipocaloriche per, come detto, andare ad abbassare la vostra percentuale di grasso. Sono ottimi, possono servire, possono andare anche in abbinamento a un programma ipertrofico. Magari voi fate 3-4 sedute classiche con la vostra scheda d'allenamento, il vostro giorno di specializzazione potrebbe essere andare a lavorare con questi circuiti metabolici, perché volete mantenere comunque una certa efficienza del vostro sistema cardiocircolatorio, o perché no, volete dare uno stimolo in quella giornata a tenere alto il metabolismo per avere comunque anche nella fase di massa un'ottima percentuale di grasso. Oggi vi mostro un po' come andare a creare questi circuiti metabolici, è molto semplice, vi do le linee guida iniziali più semplici, così anche voi potete andare ad abbinare un giorno alla settimana questo circuito metabolico e potete andare a beneficiare dei vantaggi, come vi ho appena accennato, di questa tipologia di lavoro. Poi ve lo provo anch'io, in diretta vi provo un circuito metabolico e anche questo, una morte. Anche l'8x8 può essere visto come un lavoro metabolico, il 3-7, 5-10-30 è comunque anche questo un lavoro metabolico, però noi oggi andiamo a vedere come costruire in modo molto semplice un circuito metabolico con esercizi a corpo libero. Quindi è molto semplice. Dovete dedicare, allora, possiamo dedicare settimanalmente una seduta. Potete prenderla come giornata di specializzazione. La durata di questo lavoro metabolico considerate che è impegnativo, quindi io direi che poi effettivamente questo lavoro metabolico potrebbe durare dai 20 ai 45 minuti. Considerate che il lavoro metabolico è consigliato a soggetti già con esperienza d'allenamento. Se siete dei trainer, non fate fare questi circuiti metabolici a persone che non si sono mai allenate, sarebbe la loro fine. Comunque, una seduta. Il lavoro, diciamo il workout, lo possiamo tenere, a mio avviso va bene, dai 20-45 minuti è già un bel lavoro. Minuti, mettete sempre la prima parte di warm up o riscaldamento, mettiamo riscaldamento. Riscaldamento, questi erano 20-45 minuti, abbiamo detto, la nostra fase di allenamento. Poi abbiamo la fine, sempre i nostri 10-15 minuti di defaticamento. Ok, quindi abbiamo creato la nostra seduta. Come andare a costruire questa tipologia di lavoro? Io vi faccio vedere una tipologia di lavoro, poi potete crearvela voi come meglio credete per le vostre finalità, però potete mantenere generalmente queste linee guida che sono perfette per fare, a mio avviso, un ottimo allenamento. Noi possiamo decidere di fare come circuito, per comodità inizialmente scegliete 4 esercizi perfetto per rendere e creare facilmente i circuiti. Quindi abbiamo fatto il riscaldamento, vi faccio vedere come si può creare un circuitino rapido metabolico, quindi abbiamo i nostri 4 esercizi. Poi possiamo prendere un esercizio per la parte alta di spinta. Poi possiamo andare a prendere un esercizio per le gambe, un esercizio per la parte alta di tirata e poi un esercizio per il core.
Ok, in questo modo sfruttiamo anche un po' l'azione periferica e quindi è anche importante fare un esercizio per la parte alta, perché quando fate gli esercizi il sangue viene richiamato in quei muscoli che lavorano, poi facciamo il lavoro per le gambe, quindi il sangue viene richiamato nel distretto inferiore, poi di nuovo parte alta e poi la zona centrale. In questo modo abbiamo questa forte spinta di azione periferica data dal variare i distretti corporei che vanno ad essere interessati, e quindi tutto questo rende ancora più difficile il lavoro e quindi vi permette di avere un ottimo circuito metabolico. Quindi è molto semplice. Come range di ripetizioni io starei con un range, diciamo anche qua, poi dipende un po' dalle vostre caratteristiche, però direi tra le 5 e le 10 ripetizioni, dipende un po' dagli esercizi che scegliete, però secondo me potete provare una volta a metterne 6, una volta 8, una volta 10, una volta 5. È normale che quando ne mettete 5 potete scegliere esercizi un po' più difficili, quando ne mettete 10 l'esercizio deve essere più semplice perché è molto impegnativo questa tipologia di lavoro. Poi altri 5-10 e poi per il core possiamo, per l'addominale possiamo stare anche 10-15 che ci possono stare. Poi, quindi abbiamo primo esercizio, secondo esercizio, terzo e quarto esercizio. Mettiamolo qua, così vi è semplice anche capire come andare a organizzare il vostro circuito. E poi di qua noi possiamo andare a ripetere questo in che modo? Con la metodologia che preferite. A me piace il lavoro a tempo, quindi potremo decidere di lavorare con questo circuito, che ne so, per 20 minuti, per 15 minuti, dipende come volete organizzare la vostra seduta di specializzazione. Magari volete lavorare sui 45 minuti, nulla vieta di mettere due circuiti da 20 minuti di questo tipo, un vero massacro, ve lo dico già, meglio inizialmente partire da 15 minuti. Quindi come si comporta il vostro allenamento? Fate l'esercizio che avete scelto, ne fate magari 5, passate a quello successivo, ne fate altre 5, passate a questo qua, altre 5, passate all'ultimo, altre 10. Quando arrivate al decimo potete decidere di nuovo di ripartire subito dal primo, oppure potete anche definire un mini recupero, diciamo al termine del quarto, di, che ne so, di un minuto. E da qua ripartite. Obiettivo: cercare di fare nel tempo che avete scelto, 15 minuti o 20 minuti, il maggior numero di serie di questo circuito per ogni esercizio. Vi assicuro che è un ottimo allenamento, semplice da organizzare, e che la prossima volta ve lo provo in diretta, così mi massacro, diciamo un po' più in là verso magari giugno, luglio, quando c'è il classico periodo di definizione, proviamo a farci un bel circuitino metabolico da spingere alla morte e vediamo un po' che effetto dà. Ovviamente qua, che ne so, parte alta, se lavoriamo corpo libero, piegamenti sulle braccia, va benissimo, gambe affondi. Parte alta di tirata potete fare delle trazioni, se per voi le trazioni sono semplici, se no potete gestire delle trazioni orizzontali. Comunque deve essere padroneggiabile l'esercizio che scegliete. Per il core, un crunch, un sit-up, un crunch di brete. Avete fatto, come avete visto, in 3 minuti il vostro circuito metabolico. Provatelo, mettetelo in pratica, magari nei commenti qua sotto mettetemi gli esercizi che avete scelto per il vostro circuito metabolico, e così se riesco vengo a controllare e vi dico se può andare bene oppure no. Grazie. Pollice all'insù, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Ciao!